Dalla palla di pomodoro a Baia Flaminia, un'ondata arcobaleno ha travolto sabato il lungomare di Pesaro che ha ospitato il suo primo Marche Pride. La festa dell'orgoglio LGBTQ è un passo deciso contro ogni discriminazione sessuale o di genere. Un corteo da circa 3.000 persone all'insegna di slogan, striscioni, tanto colore, messaggi importanti e zero problemi di ordine pubblico. Corteo che ha visto solidarizzare tanti pesaresi, politici compresi, per la soddisfazione degli organizzatori che pensano a Pesaro e Fano come base per altre iniziative. Più che gratificato della giornata lo stesso sindaco Matteo Ricci. Grazie per aver colorato la nostra Pesaro, grazie per averci scelto nelle Marche e noi vi abbiamo accolto a braccia aperte. Grazie anche per aver capito, aver fatto capire attraverso questo corteo gioioso, pieno di vita, a coloro che vi guardavano, ci guardavano con diffidenza, che cos'è questo movimento? È un movimento che si batte per la libertà e per l'uguaglianza. La libertà di essere se stessi, di vivere l'amore ognuno come ritiene e di non doversi nascondere, di viverlo alla luce del sole. La libertà di non sentirsi giudicati, di non sentirsi denigrati. La libertà di essere esattamente e di vivere esattamente come tutti gli altri. Dobbiamo fare molti passi avanti, ancora, contro i pregiudizi che purtroppo vivono nella società. Ma oggi abbiamo dimostrato, grazie, avete dimostrato, grazie alle migliaia di giovani, giovanissimi, che le nuove generazioni sono più avanti del resto della società. E sono più avanti anche di un pezzo importante della politica, che spero abbia guardato questo corteo, abbia ascoltato i messaggi che arrivano e che magari prenda maggiore coraggio nel difendere proposte di legge che vogliono soltanto contrastare l'odio, contrastare i pregiudizi,